con alcuni componenti del mio gruppo grandi rapporti di amicizia non ci sono mai stati, con altri sì. Diciamo che ci sono state alcune divergenze, principalmente legate all'indipendenza del comune rispetto a un altro importante potere economico di Stradella, che è la Brogni Stradella S.p.A. In alcuni momenti addirittura sono stato testimone, mio malgrado, di episodi brutti che riguardano le votazioni alle primarie del PD, con delle schede dubbie che sono state poi annullate dalla Commissione dei Garanti regionale del PD a dimostrazione del fatto che qualcosa non andava, e che mi ha fatto pensare ad una gestione un po' chiusa, un po' autoreferenziale del potere stradellino a beneficio di pochi e a danno di molti. Al contempo in questo gruppo era impossibile innestare un rinnovamento, innestare persone nuove con delle competenze reali, era impossibile costruire qualcosa che guardasse al futuro. Quindi quando non ho aderito alla candidatura di Pier Giorgio Maggi, il sindaco mi ha ritirato le deleghe. Non mi sono dimesso perché, pur diciamo assolutamente non pensando di essere perfetto, non ritengo di aver sbagliato nella mia azione amministrativa. Quello che ho fatto è stato tenere fede ai miei valori, ai miei ideali, e rimanere diciamo nella posizione di poter migliorare le cose finché ho potuto. Sono stato eletto con una lista, con un sindaco, l'avrei portato fino alla fine. La mia permanenza in giunta è stata invece subordinata al fatto che io sostenessi un altro candidato sindaco, Pier Giorgio Maggi, che invece, per i motivi che ho detto prima, non volevo e non voglio sostenere. Questo voto riguarda la lottizzazione di Via Grossi, una lottizzazione residenziale estremamente impattante, a mio avviso, nell'area della caserma della Polizia Stradale, insomma, zona panoramica. Ho votato a favore in quel momento per dei motivi molto semplici, in realtà, per non dare l'assist alla mia ex maggioranza di farmi cacciare prima del tempo, impedendomi quindi di portare a termine i progetti che avevo in corso. Inoltre il mio voto non avrebbe cambiato il risultato finale, perché i numeri per approvarlo c'erano già. Inoltre il progetto era formalmente corretto, il privato aveva diciamo buona ragione a farselo approvare, in quanto era conforme al PGT attualmente vigente e allora vigente, approvato nel 2008 e promosso da Antonio Ameraldi, allora assessore all'urbanistica. Il fatto che io fossi diciamo contrario allo spirito di quella lottizzazione l'abbiamo concretizzato nel nostro programma elettorale oggi, perché abbiamo messo come punto cardine del nostro programma un nuovo PGT a cementificazione zero. È molto semplice, perché nella lista di cui ho fatto parte spazi per il rinnovamento non ce n'erano. Addirittura prima di creare questo bellissimo comitato di cui oggi sono felicissimo, avevamo anche tentato, io e i primi fondatori, di cercare un dialogo con il gruppo di Torre Civica e costruire insieme qualcosa che davvero guardasse al futuro. Questo dialogo non c'è stato per loro volontà, e quindi oggi il nostro progetto è l'unico che mi sento di votare. Se non ci fosse il nostro progetto in campo, io non saprei chi votare alle comunali di Stradella, perché è un progetto che guarda al futuro, perché è un progetto che ha delle persone candidate che hanno una professionalità reale, che serve al comune, che serve a tutti, che venga messa a disposizione. No, non so da dove arrivi questa voce, ma ovviamente né è vero né sarebbe possibile che un assessore in carica faccia delle forniture per il comune che rappresenta. Tutti i funzionari lo impedirebbero, quindi questa cosa è assolutamente non vera e inventata, e quindi prendo atto che c'è questa voce che gira, ma no, non è vero. Per quanto possa diciamo rispettare a livello personale tutti gli altri candidati, e anche nelle altre liste ci sono delle brave persone oneste che non, voglio dire, non, che magari non sanno neanche che cosa sta dietro ai progetti politici che sostengono, il nostro progetto è l'unico che si pone in una maniera indipendente rispetto ai poteri economici e politici che governano Stradella da più di 30 anni, e parlo sia di centrodestra che di centrosinistra. Inoltre il nostro progetto ha la più alta percentuale di laureati e di persone competenti che hanno davvero qualcosa da dare, hanno un contributo reale da dare al comune e quindi a tutti i cittadini. Inoltre il nostro progetto è il più giovane, ha un'età media di 37 anni, quindi ha dentro delle persone che possono crescere e migliorare nella loro attività, non sono alla fine della loro carriera e hanno quindi una cosa in più che gli altri non hanno, energia e voglia di fare le cose.